Confessa, maledetto pagliaccio, no, possa sembrare confessa, devi confessare. Io confessare tutto cosa confessare. Io pagliaccio, canto, circa di canto, Germania, circa Fontoni, circa in circus dei pisten, trapezzi, elefanten, gambellen, tutto cosa. Harry, devi confessare. Harry? Sì, ispettore. Tu non farai mai carriera con la polizia. Perché, ispettore? Ma perché questo non è il pagliaccio Bozenberg. E chi è, ispettore? Gianni Dogni, il cappello, no, porto via, lo sapevo. No, lo supplico. Un numero, ispettore, un numero. Che uno faccio, solo, ispettore? Non me lo può negare. Achtung, questo grande numero di grande tradizione in circense. Stavo a fregare un'altra volta. Ma la mazza. Io vedessi essere in presenza. Lei è meraviglioso, io la vedevo così aggressivo dalla puntata 1256 quando abbiamo arrestato Gigi e Caccolaro. Ma lei è stato bravissimo, bellissimo, violento e al tempo stesso elegante. Come fa a essere così bello e elegante che io non ci riesco, ispettore? Harry? Sì, ispettore. Come si chiama il telefilm? Ispettore Derrick. Se anche tu potevi essere bello, simpatico, intelligente, piacente, violento e anche simpatico, il telefilm si sarebbe chiamato Ispettore? Harry. Ma ora che cazzo fai? Ma sei pure invidioso, che è pure frocio, mi diventi. Sta bene. Ispettore, ammirazione. Sì? Addirittura. C'erano bambini presenti? Ah, meno male. 47 coltellate? Mega Yumi. Arriviamo. In Erikstrasse. Benissimo. Harry? Sì, ispettore. Hanno ucciso il custode del bio Parkenberg in Erikstrasse. Dobbiamo andare. Ispettore, prendiamo BMW 5V di iniezione elettronica, così di rimpelle? È regolare, va a piegare, cammina. Ah, ispettore, siccome sta su a Villa Borghese ci sono un sacco di cose, ma fa guidare stavolta un pochino a me. Harry? Sì, ispettore. Quanto costa la mia BMW 520? 80.000 euro. Ecco. Te la faccio guidare col cazzo, va a piega. Ecco, a posto. Te guarda la stessa cosa. Harry? Sì, ispettore. Hai degli spicci? Sì, ispettore. Vammi a comprare Le Horenberg, è una rivista pornografica. Ma che ci deve fare, ispettore? Mi... Harry? Sì, vado, ispettore. Dica. Buongiorno. Buongiorno. Le Horenberg. Che? Dai, Le Horenberg. Prego. Ma guarda tu che siete. Sarà pure un ispettore, 50 anni. Ma si è vergogna. Ha visto che vergogna? Che tocca vedere. Tu mi ha fatto fare una figura del merda, ma che ce deve fare questo giornale? Butta qua, non ti preoccupa, fatta affare. Prego, ispettore. Si sente che siamo arrivati al biopark, ispettore? Perché, Harry? C'era un strano odore. Sono stato io, che scelto il biopark? Ispettore, mi scusi. Attimo. Fermi, dove va? Qui, i biglietti per le persone anziane, da quella parte. Ispettore Derrick. E Harry? E Harry, ispettore? E le noccioline non le compra? Qui è obbligatorio comprare le noccioline. Andiamo dal cazzo, subito. Andiamo dal cazzo. Ispettore Derrick, è malissimo. Capito? Ispettore, venga, deve essere accaduto tutto laggiù, vicino alla gabbia delle scimmie. Harry, aspetta. Sì, ispettore. Facciamo un giro lungo, no? Certo, ispettore. Non ci capita tutti i giorni di venire al bio Parkenberg. Certo, che ci frega, ispettore? Scusi, non mi ha ancora spiegato cosa ci fa con le ore, ispettore. A tempo debito lo saprai, Harry. Bene, ispettore. Venivi mai da bambino al bio Parkenberg? Sì, con mia madre, ispettore. Pensi, ero appassionato di bisonti, di leoni, di leonesse. Un giorno pensi per una giraffa. Ma che cazzo me ne frega? Ti avessi mai chiesto. Una volta una leonessa mi ringhiò, mia madre si preoccupò molto. Ispettore, una giraffa, guardi com'è alta, ispettore, come lei, ispettore. È bella come lei, ispettore. Guardi che portamento elegante, come lei, ispettore. Harry? Sì, ispettore. Sei un leccaculo. Grazie, ispettore. No, ma giraffa. Cazzo, mi frega, mi dà giraffa. Fermati, Harry. Guarda, vedi, Harry, questi sono i bonobbi. Sono delle scimmie particolarissime. Ah, pensa sì? Che passano tutto il tempo a... Ah? Dico, passano tutto il tempo a... Ah? A scopà, a trombà, oh, andiamo, ammazza. Devo... Harry? Sì, ispettore. Guarda se passa qualcuno. No, ispettore. Ma che fa, ispettore? Shh. Ma che fa, ispettore?
Ma si spippetta. Ma c'è resta, l'ispettore, io non so, ma è contro legge. Guarda come gli danno. Guarda come gli danno. Ispettore, ma da. Ma c'è resta, l'ispettore, c'è resta. Che tragedia, che disgrazia. Ancora mi doveva pagare le noccioline. Harry? Sì, ispettore. Fai sgomberare, c'è troppa gente qua. Assembramento, c'è morto. Oh, che stiamo scherzando? Via, 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 via. Annaggia quella puttanaccia impestata, ma che è? Deve essere stato il commissario Rex, ispettore. Ma che è già arrivato? Già arrivato. Ma deve cagare sempre sul luogo del delitto, deve cagare caga questo. Sempre sul luogo del delitto. Ma come fa a arrivare sempre prima? Questo non c'è stato luogo del delitto. Sempre prima, vuole pulirsi, ispettore? Che puttana. Si vuole pulire, ispettore? Questo c'è sta rovinando. Ma come fa a arrivare sempre prima di noi? Ma che c'è a metà, ispettore? Questo c'è sta rovinando. Ma che è sta cosa? Harry? Sì, ispettore. Continuo. Guarda qua, va. Buongiorno, commissario Rex. Vedi Harry? Sì, ispettore. Sicuramente devono aver infranto... No, non tocchi, ispettore. Stiamo aspettando la scientifica, arriverà a minuti. Lei chi è? Sono l'agente scelto in Famenberg. Sono l'attendente del commissario Rex. Dicevo, Harry, sì, sicuramente ispettore. Dopo aver scavalcato... No, non tocchi! Cazzo, puttana, pure questo. Lo caccio via, ispettore. Che carma è, che cacci? Se vuole lo caccio via. Anche lei qui, signora Fottenberg? Ispettore Derry, che piacere! Il piacere è tutto mio, signora Fottenberg. Che cosa è successo, signora Fottenberg? Ho portato, sa, i miei nipoti per vedere queste creature simpaticissime che sono i bonobi, scimmie che... Ah, i bonobi, hai visto? Sì, sì, infatti. Poi sono andata a prendere un po' di zucchero filato, mi sono assentata un secondo e quando sono tornata ho trovato cose terribili! Signora Fottenberg, sia tranquilla, non è successo niente. Conosceva la vittima, signora Fottenberg? Sì, era mio marito, purtroppo. Beh, ragazzo. Insomma. E come mai ha tutti i pantaloni tirati giù? Sa perché in questa posizione che è morto, poi i bonobi... Sono sgruppato i bonobi, per esempio. Hai capito? Sì. Lei mi trova bello, signora Fottenberg? Bellissimo. Si vede il toupé? No, non si vede. Il tenente Colombo mi fa? Non si può dire. Il commissario Rex è un? È il canaccio. Lo so io che è il commissario. Harry! Sì, ispettore. Il caso è perfettamente risolto. Ma come risolto? Ispettore? Sì? Ma lei ce l'ha ancora quella bellissima macchina BMW 520, grigio metallizzato? Ce l'ha, ce l'ha. Interni di belle? È regolare. Ce l'ha. Invece dare una botta a sto stronzo. Ecco. Signora Fottenberg, volevo parlarle di una cosa molto importante. Ispettore? Venga, signora Fottenberg. Ah, commissario Rex, mi segua, voglio discutere personalmente con lei di questo caso. Che ha detto? De sì. Venga, commissario, si accomodi? Dove vai? Che fai? Davanti? Sei commissario, te? No, monta dietro, dai, che sei un poraccio, te, che fai? Aspetta, dove va lei, scusi? Che senso? Dove sta andando? Io vado dove va il commissario. No, 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 dobbiamo parlare di cose nostre, glielo rimando più tardi, sia tranquillo. D'accordo, ispettore, ma si ricordi che deve bere l'acqua in macchina, eh? Tranquillo. E alle 5, i croccantini. Non è che caga in macchina questo, no? No. L'ispettore sa quello che deve fare. Commissario, vado un po' più là, vuole sentire Teleradio Sternberg? Andiamo a tutto. Commissario Rex, mi aspetti qua, vado a parcheggiare, arrivo subito. Harry, fa scendere il commissario Rex. Prego, commissario. Vai, vai, bocca, bocca dentro, bocca, no. Vai. Vai, 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 che te pega sto cazzo di cane, voglio una demo. Sto cazzo di cani. Ma ispettore, ma è contro la legge. Cazzo, voglio di qua, hanno torna. Ho capito. Harry? Sì, ispettore. Che giornata pesante, eh? È vero, ispettore. Fra quanto finiamo? 10 minuti, ispettore. Allora facciamo in tempo. Certo, ispettore. Riprendiamo la lezione? Riprendiamo. Harry? Sì, ispettore. Tu non farai mai carriera nella polizia. Perché, ispettore? Ma perché che c'ho un parafasse due rotti, porca puttana? Non ci riesco. 200 marchi a scuola di rotti, ti ho mandato. Sì? Mi sembra strano. Era con me fino alle 16.30. Ha detto che sarebbe tornato immediatamente in quest'Urenberg. Ci faccia sapere. Io e Harry siamo molto preoccupati. Arrivederci. Da piander qui. Stanno a cercare per cazzo di cane. Aspetta, ma gli avevo detto che era illegale la produzione. Harry? Harry? Sì, ispettore. Ma sei contento e ti ho levato dai coglioni? Forza, andiamo, forza. C'è denuncia. Harry? Sì, ispettore. Che ne pensi del caso Fottenberg? Non ho dubbi, ispettore. È stata la signora Fottenberg. Perché? Aveva scoperto che suo marito, uno dei custodi del Bioparken, alla chiusura delle gabbie delle scimmie, si incontrava con la sua amante, Alfredo il Bonobbo, nella gabbia degli scimpanzé. Dopo essersi mescolata tra i visitatori e dopo aver assistito all'amplesso, ha aspettato che il Bonobbo se ne andasse e ha pugnato il marito alle spalle. E poi, ispettore, ci ha avuto mai sporche di sangue. Harry? Sì, ispettore? Tu non farai mai carriera nella polizia. Perché, ispettore? Ma perché è semplice.
è stata la venditrice di noccioline. La venditrice di noccioline? Genio! Ma come fai, spetto lei, ogni volta a capirlo? La venditrice di noccioline? Ma sei chiusa la domenica la venditrice di noccioline?